vittoria dopo un periodo, avevate vinto anche il sabato prima, forse questa assume un valore diverso per la, sia per l'avversario che per la partita in trasferta. È una grande prestazione, un po' di tutti, ma soprattutto da parte tua si è vista, anche se giocavi in un ruolo un po' diverso. Quindi le sensazioni, che cosa è andato, le cose diverse che hai fatto. Allora, innanzitutto abbiamo vinto, che è la cosa più importante, e abbiamo vinto pure domenica scorsa, quindi sono 6 punti in 2 partite che sicuramente ci danno morale. Questa vittoria è stata importante anche perché veniva dopo una settimana un po' particolare, c'era stato l'ennesimo cambio alla guida, quindi è stata una vittoria, una risposta importante. Per quanto riguarda la nostra prestazione, credo che sia stato un primo tempo molto importante, e abbiamo subito messo la partita nel canale giusto e quindi siamo felici, ma ancora il cammino è lungo. La mia prestazione, sono abbastanza soddisfatto, si può sempre migliorare e sì, come dicevi tu, un ruolo che non, diciamo, non è proprio il mio ruolo, però agito più da seconda punta che quello che ho sempre fatto in carriera, quindi per questo mi sono trovato bene. Che differenze ci sono in una disposizione del genere rispetto a quella che di solito qui a Lecce? Beh, io penso che comunque il 4-3-3 ci ha dato anche molte soddisfazioni. Abbiamo fatto, credo, anche l'anno scorso con Padalino delle partite importanti, e anche quando è arrivato Rizzo, comunque mantenendo il 4-3, ancora in mente la partita da Alessandria dominata. Certo che col 4-3-1-2 magari bisogna essere un attimo più veloci per servire i giocatori d'attacco, che sono sicuramente più vicini. Ha impressionato, oltre alla prestazione dei singoli, all'adattamento modulo nuovo, anche questa capacità di occupare la metà campo avversaria in una maniera diversa rispetto a quanto accadeva prima, e tra l'altro l'esercitazione anche che avete fatto questa mattina con il mister ti è stato molto addosso, è un modo diverso di stare anche in fase di non possesso nella metà campo dei altri. Sì, come avete potuto vedere pure stamattina, lui ci ha chiesto di aiutare i nostri difensori andando subito in pressione. Quando non è possibile, comunque, di aspettarli, di uscire dopo. Credo che a Catanzaro da subito c'è stata la voglia di vincere la partita, quindi non ci è pesato il fatto di correre tutti in avanti e recuperare la palla il prima possibile. È normale, lui capisce, no, quando possiamo attaccarli o quando è il momento di aspettare. Anche stamattina, come hai visto, tante volte mi ha detto di aspettare e poi di attaccare forte. E la prima settimana ha preferito darvi poche indicazioni perché era giusto così. Le indicazioni invece adesso aumentano e le difficoltà pure che vediamo, no, al di là dell'avversario che affronterete, che più nozioni si acquisiscono, più sarà difficile arrivare sul campo. Sì, vabbè, lui sicuramente... Almeno questo mio periodo. No, vabbè, è normale che appena arrivato non poteva mettere chissà quante idee. È normale che ora più ci conosciamo, più lui conosce le qualità nostre e noi cominciamo a conoscere lui, bisogna poi mettere in pratica tutto quello che ci chiede, anche se ci saranno delle difficoltà. Mentre per quanto riguarda il prossimo avversario, Bicelli è una squadra che prima del riposo in campionato aveva fatto bene, aveva impressionato bene, poi ha avuto qualche difficoltà, che formazione di aspetti, comunque non è una promossa che ha voglia di comportarsi bene a cospetto del Lecce. Beh, tanto qua quando vengono tutti per fare la parte della vita, maggior ragione non è promossa, che sicuramente verrà in uno stadio importante con spero un pubblico importante, ci terranno a fare bella figura. Ma noi non deve interessare del Bisceglie, noi dobbiamo andare avanti, ormai abbiamo iniziato un percorso, quindi bisogna portarlo avanti e
per far sì che le due vittorie che abbiamo fatto abbiano un valore, dobbiamo portarne a casa un'altra e poi pensare alla sicula martedì, mercoledì. Ecco, questa è comunque una settimana difficile perché è quella che porta a tre impegni consecutivi, una settimana si potrebbe definire da Champions League in quella di Lecce. Come pensi si possa affrontare e che peso può avere sulla classifica tre impegni così ravvicinati? Beh, quando ci sono le partite così vicine, più punti fai, meglio è, nel senso che se le altre non riescono a tenere il tuo passo, potresti creare un piccolo margine da poterti portare indietro. Quindi credo che a maggior ragione le tue partite in casa dovrebbe essere una cosa positiva per noi. Senti, un'altra delle differenze, sempre tu, Sasà e Marco, giocate molto più vicini, quindi avete un fraseggio che prima mancava, la capacità di ritrovarsi, anche quei movimenti che avete imparato nel corso del tempo, ma forse prima eravate troppo distanti. Sì, sì, come ti dicevo prima, sono dei movimenti diversi, è diverso dal 4-3-3 perché magari la punta centrale era un po' più isolata e quindi doveva occupare magari da sola tutta l'area oppure venire a fare degli scarichi in più per i centrocampisti. Invece adesso col trequartista vicino più la seconda punta, credo sia più facile pure per la punta centrale muoversi e attaccare gli spazi. In passato dove avevi coperto questo tipo di ruolo? Ma diciamo quasi sempre, anche a Crotone, che comunque giocavamo tante volte col 4-3-3, però ogni tanto andavamo a fare la sottopunta, quindi diciamo la maggior parte delle volte. Senti, il tuo compagno di esultanza sembra ormai vicino a sbloccarsi, perché anche la sua prestazione è stata rassicurante. Al di là del gol che ti manca, tu come lo vedi? Perché per un attaccante deve essere dura, no? Stare tanto tempo a digiuno. Sì, sicuramente è dura, ma io lo conosco, quindi so che presto si sbloccherà per non fermarsi, perché lo vedo sereno, lo vedo che si allena al 200%, vedo che è tranquillo, questa è la cosa più importante. Gli auguro di sbloccarsi presto perché lui sa l'importanza che ha per questa squadra, quindi sicuramente non dobbiamo dirgli noi quello che deve fare, sa molto bene come muoversi, come comportarsi. Senti, forse un po' troppo presto, ma se guardi la classifica sia nei piani alti che nei piani bassi, cosa pensi più o meno rispetto a quegli equilibri che magari ti eri immaginato in estate o no? Ma io penso di sì, penso che noi Trapani e Catania ci danno tutte per favorite, però poi dopo bisogna dimostrarlo. Alla fine, se vai a vedere, a parte Trapani che ha riposato, siamo tutte e tre là. C'è questa sorpresa che è Monopoli, che sta facendo molto bene, e anche le altre comunque che sono poco dietro di noi, che stanno facendo un buon campionato. Siracusa stesso, stanno facendo un ottimo campionato. Ma secondo me è molto presto perché mo ci sarà la sesta giornata, però è normale che noi il Lecce ha il dovere di pensare solo esclusivamente al Lecce, quindi i conti poi si fanno alla fine.